dovrebbe fare complimenti al pittore. È stato bravo. Quando esce la nuova canzone? Non lo so. Una sorpresa, vai. Mi piacciono le sorprese. Ne sto preparando una. O più di una. Il mio primo video quando ho iniziato a cantare. È una parola. A 15 anni. Non sto a casa mia, sono ospite. Un valore estremamente speciale, ma soprattutto importante. È come se non vivo la mia giornata bene se non lo porto addosso. Perché c'è stato nei miei momenti più tragici nella mia vita, quindi è il massimo per me. Mi baceresti tutto. Indubbiamente, senza un paragone, nessun paragone, mia madre. I progetti sono tanti, ma soprattutto la voglia di fare è tanta, quindi si spera sempre per il meglio. Eventualmente non ci lamentiamo, ci accontentiamo di quello che abbiamo. Ma voi che mi volete fare, scusa? Il pensiero è l'unica cosa che mai nessuno può vietare, quindi sa quante cose ci facciamo con i pensieri, e nessuno lo sa possibilmente. Con i pensieri possiamo permetterci tutto. Possiamo essere pure padroni del mondo intero. Tanto è un pensiero. E quella è l'unica cosa che nessuno ci può togliere e vietare. Vive i pensieri, quelli belli soprattutto. Vabbè dai. Adesso non esageriamo. Non è una cosa che si sa, che si anticipa. È una cosa che viene e basta. Quando arriva il tuo momento, te lo prendi nelle mani e devi essere bravo a non farlo scappare. Però una cosa è certa. Sono stato uno sempre molto ottimista. Io ti ringrazio, ma queste cose piace viverle, non guardarle. Non sono nato per fare la candela. Ma non è vero, è finto. Ma io sono fermo, non sto facendo niente. Ci vediamo il 14 febbraio a Roma, San Valentino, il giorno dell'amore. Festeggiamo tutti quanti in amore. È arrivato. Io ancora nemmeno sono partito. Ancora devo iniziare. Ancora devo uscire il mio primo singolo. Assolutamente. Ancora ce n'è strada da fare. Ecco, ancora devo iniziare. Ragazzi, Pizzetta ha preso il coronavirus, per chi non lo sapesse. E quindi sta curando il virus. Mica con il virus me lo posso portare io. E siamo male, quindi pronta a guarigione la Pizzetta. Ma veramente, non sto scherzando. L'amore è una cosa bellissima, soprattutto è bellissimo quello che mi dimostrate voi a me. Quindi, che dire, vi amo immensamente. Meno male che mi ami così da impazzire, perché sennò se non ti innamoravi di me ci stivo problemi. Quindi un bacio a tutte le mie innamorate. Vi amo tutte. Mi sono asciugato 2 ore fa. O sto bustuto. Cosa si fa se ami una persona ma ti fa stare male? È questione di carattere. Io col mio carattere amano a fanculi direttamente. Quindi non saprei. Grazie, grazie. Penso sempre a cosa fare domani. Io penso sempre per il domani. Non mi fermo mai a pensare alla giornata che si vive. Si deve sempre pensare al domani. Grazie Jasmine, grazie. Ti mando un bacio. Un bacio. Mannaggia. Sono delle parole bellissime, ci devo comporre una mia nuova canzone. Se vi amate e tu ricapisci che lui sta attraversando un periodo non bello, ecco, proprio lì si dimostra il vero amore. Quando due persone si amano, né bene né male. Vai, forza, cerca. Ma chi stai contando? Guarda, ti rispondo apertamente. Dico, non c'è niente da chiarire perché non so nemmeno chi sei. Quindi forse hai sbagliato destinatario, oppure sei una pazza immaginaria. Boh. Non so il perché vi siete lasciati, ma se è vero amore è stato vero amore, non fartela scappare. E se ne vale la pena, vai sotto casa. La chiami e gli dici scendi che ti devo parlare. Se lei non vuole scendere, sagli d'un colpo.
mitto da lato e volo. Beh, questa mi sembra una domanda bella ma un po' scontata, no? Quello che faccio adesso, naturalmente, il cantante. Un bacio a tutto il mio quartiere, Romagnolo, Brancaccio, un bacio a tutti e ricordatevi che vi porto sempre nel cuore. Un bacio. Ci mancava pure io psicologo, stiamo a posto. Perché io sono uno che la famiglia la lascia fuori del mio lavoro. Però che cosa posso dirvi? Mio papà è un uomo spettacolare. Io amo mio papà, anche perché porta la sua stessa faccia, quindi. L'attesa aumenta il desiderio. Come state attendendo il mio disco, una mia nuova canzone, attenderete anche una mia diretta. E quando arriverà? Dimmi, come già fa? Come già fa? Te la spedisco via posta? Via mail? Non so, dimmi tu. E il... Addirittura. Ah sì? Ecco. Grazie. Me lo state chiedendo tutti quanti state aspettando una mia mossa. L'attesa aumenta il desiderio. Però vi assicuro una cosa, sto preparando qualcosa di veramente molto molto speciale. Starete a vedere, occhio. Facile trovare un'altra, no? Quella rimarrà solamente un ricordo, soprattutto un'esperienza. Fin da me. Vai avanti che la vita continua. Un bacio a tutto Uspo Roma. Ma che sono queste cose? Io non mi sento mai da solo, perché c'ho voi. Quindi finché c'ho voi, io non sarò mai da solo. Ragazzi, chi si ricorda? Sono passati più di 3 anni, se non sbaglio. Non mi ricordo. Addirittura. Complimenti. Io mi distruggo solo. Lei al posto tuo. Ma questi sogni strani... Grazie. Ciao Carmela, ti mando un bacio da parte mia e ti auguro sempre tante cose belle. Ciao. Che il 2021 lo paragono al mio 2014-2015, quando avevo tempo per poter scrivere e poter preparare. Grazie a questa pandemia ho avuto tempo di preparare belle cose. Starete a vedere. Vabbè, non mi batte nessuno, no, anche perché non è una gara. Credo che... dico sempre che ce ne sono migliori, ma come me no. Quindi, grazie.